Gianmario Volpi, fissa in nulla, con il cervello vuoto come lo schermo del suo computer. Da circa una settimana si siede lì davanti e non succede niente. Non gli esce neanche una parola, una virgola. Scrivere è il suo mestiere, la sua vita, la sua esistenza parallela, ed ora improvvisamente è precipitato in una sorta di coma intellettuale. Finalmente, in punta di piedi, gli arriva un pensiero. È una frase virgolettata, letta su un settimanale, chissà quando. Siedo alla macchina da scrivere e una voce dentro inizia a parlare, devi solo aspettarla, o ce l'hai o non ce l'hai. Questo libro, in qualche modo, ed è forse la cosa che a me veramente poi incuriosito di più, mette insieme delle culture di scrittura diverse. E questo è l'aspetto più interessante. Perché qui dentro ci sta proprio questa sfasatura continua dei piani narrativi, dei tagli del racconto, ci dice che c'è un lavoro che non appartiene soltanto alla scrittura nel senso tradizionale del termine, ma questa scrittura non avrebbe potuto essere se non fosse passata attraverso l'immagine, il cinema e la televisione. Perché il cinema e la televisione hanno fatto un lavoro rivoluzionario. L'hanno completamente fatta deflagrare. Che cos'è che non quadra qui? Il lampo di genio in una frase sibillina di René. Ma oggi uomini zero, bingo, sono scomparsi gli uomini. E allora qui c'è un luogo che è un luogo, non lo dico proprio come si chiama, insomma un luogo immateriale che fa un po' da idrovora, da grande betoniera del racconto. E mi sembra tutto sommato una felice metafora, non so quanto voluta, ma comunque lo è, del fatto che noi abbiamo a che fare con questa sorta di convitato di pietra che sta lì. Sta lì e tutti i nostri sforzi, comportamenti, tentativi anche di dargli un destino, di dargli una scrittura, la scrittura poi è questa, insomma, mettere in destino delle cose, sono spostati da questa grande cornice nella quale oggi tutto si va ad infilare. Per scoprirlo, qual è questa grande cornice, lo dovete leggere. Grazie. Sono entrati in una serie di misteri dai quali non riesco ad uscire. La cosa da una parte mi eccita e dall'altra mi intimorisce, ma sono un gran curiosone e decido di ritornare nella stanza del Volpi e inserire la chiavetta nel computer. Io strabuserei gli occhi se potessi, mi ha risposto. Cioè Michele mi ha risposto. Io non ho parlato e lui mi ha sentito. Cos'è questa storia? Ma no, è stata solo una banalissima coincidenza. Chissà cosa stava pensando. Ecco, se n'è andato. Ora torna la noia e fra mezz'ora la rumena. Sì. Cioè, credo che il loro piacere, poi, cosciente o meno che sia stato, non è fondamentale saperlo, è proprio questo, però ci hanno messo dentro tanti arnesi narrativi, a volte anche dei trucchi del mestiere, perché poi gli arnesi sono fatti anche di questo, e però poi ci hanno giocato. Non vede e non sente più nulla, e forse questo nulla è l'emozione più grande della sua vita.